È facile, questa già so. Però preferisco avere il secondo indizio, per favore. Ciao Sespo! MTV. Ciao MTV. Pronto per la sfida? Sono sempre pronto. Il tema della MTV Cribs Challenge per te geografia. Sei preparato? Sì, dai, dai, viaggiando molto magari riesco a ricordarmi qualcosa. Ti sfiderò a riconoscere tre paesi a partire da tre indizi non proprio facilissimi. Ok, vai, 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 ci sono. Primo paese e primo indizio. Si produce un ottimo caffè. Italia, già non lo so. Ok, secondo indizio, mi serve. Fa molto caldo, ma ha avuto una squadra di bob famosa. Ok, dimmi la terza, che ce l'ho, dimmi la terza. Ha il colore giallo nella bandiera. Ok, è facile. Giamaica, giustamente, no? Peace and love, risposta esatta. MTV calcola che appena sono arrivato in Giamaica, la mia guida mi ha detto: qui siamo sempre tutti felici, qui non siamo mai tristi, fa sempre caldo e si sta bene. E infatti avevano ragione, mi sono messo a ballare in mezzo alla gente, con gli altri. È molto chill, mi è piaciuto molto, purtroppo sono stato poco in Giamaica, però bellissimo. Secondo paese, primo indizio. Ha un'isola visibile dallo spazio. È facile, questa già so. Però preferisco avere il secondo indizio, per favore. Conta circa 3 milioni di abitanti. 3 milioni di abitanti? Sono pochissimi 3 milioni di abitanti. Che è Roma, 3 milioni di abitanti? MTV. Ti vedo pensieroso, ti aiuto con il terzo indizio. L'edificio più alto di questo paese ha un'altezza record di 828 metri. 3 milioni di abitanti, 800 metri. Emirati Arabi. Risposta esatta! Siamo a 2 su 3. Una cosa folle che ho visto a Dubai. Stavo dentro al centro commerciale lì vicino del Burj Khalifa e ho visto un signore che usciva dal negozio di Rolex e subito dietro lui c'aveva sei mogli e ognuna con un sacchetto di Rolex diverso. Cambiamo location per le domande sul terzo e ultimo paese da indovinare. Sono carico. In questo paese, per un lungo periodo di tempo, l'età degli abitanti non era conteggiata come la nostra. Le Dimmi di più. Dimmi. loro star fanno invidia alle boy band anni 90. Questa la so, ci sono stato. Dimmi l'ultimo indizio, ma la so. La bevanda preferita da questo popolo è il soju. Che l'ho assaggiato? A me non fa impazzire, non mi piace tanto, però ovviamente siamo in Corea del Sud. Facilissimo. Bravissimo, challenge 3 superata. su 3, oh, guarda, MTV, se vuoi puoi farmene altre 20, tanto non sbaglierò mai. No, Sespo, fermiamoci. Meglio uscire da vincitori che rischiare di sbagliare le prossime. Sono felicissimo, anche se in realtà me l'aspettavo, ovvio. Cioè, geografia, chi la sa meglio di me?